Allora, io ricomincio. Allora, appunto, lo scenario che si è aperto con la pandemia ci offre anche l'opportunità di ripensare al ruolo che il pubblico ha nel salvaguardare un po' la salute dei cittadini e quindi qual è l'impatto che questo ha avuto con il sistema sanitario nazionale in Italia, penso anche dalle altre parti, e quali sono le soluzioni. Questo può essere, diciamo, un elemento di ripensamento generale, come è stato più volte detto, lo chiedo a Rosa, a Rinaldi, per capire anche il suo pensiero su questa cosa. Ma come abbiamo già scritto in un articolo che abbiamo pubblicato su Transform, ora non è facile dire che è tutto sbagliato e tutto da rifare. Il punto sulla sanità e sul welfare, sul sociale in questo paese è davvero stato sbagliato negli ultimi decenni e va tutto ripensato. Noi eravamo arrivati ad un punto in questo paese davvero rilevante, una delle riforme sanitarie più importanti che in Europa si sia vista e probabilmente... Il microfono. Vai, funziona adesso. Sì, è che era squillato il telefono. Guarda, nasce male sta storia mia, non so che fare. Dai, tranquillo. Andavi benissimo, Rosa. Andavi proprio bene. Grazie, e ricomincio. È davvero stata una storia gloriosa quella del nostro paese, che poteva essere appunto da insegnamento e da guida anche per altri paesi. E non è ideologico dire che la 833, che è stata conquistata anche grazie alla lotta delle lavoratrici, dei lavoratori che volevano superare il sistema delle mutue, in una stagione in cui le riforme, da quella, penso alla 180, alla riforma del diritto di famiglia, insomma, erano tutte riforme in avanti, e in quella piega si è inserita la 833, che metteva al centro una cosa che si chiamava appunto innanzitutto la prevenzione e poi diagnosi e poi cura. Quindi c'era una scala di valori e di intervento da parte del pubblico piuttosto precisa, piuttosto significativa, che parlava di salute psicofisica delle persone, quindi di benessere psicofisico delle persone, quindi la persona nella sua interezza. Sceglieva il territorio come diffusione di rete di servizi e non gli ospedali, nel senso che gli ospedali erano i luoghi di cura a cui si accedeva quando la prevenzione non era più sufficiente, quando i servizi sul territorio non rispondevano più all'esigenza del cittadino. Tutto questo è stato superato e cancellato. C'era un altro elemento fondamentale, che era la partecipazione attiva delle cittadine e dei cittadini alla organizzazione e alla programmazione dei servizi. Allora, tutto questo è stato cancellato e che cosa è accaduto? Intanto è accaduto che appunto da un servizio sanitario nazionale che dava risposta all'articolo 32 della Costituzione che prevede l'universalità del diritto alla salute, quindi la 833 era lo strumento attraverso il quale si rispondeva ad un diritto generale delle cittadine e dei cittadini in questo paese. E istituiva appunto al posto delle mutue o al posto di quelle che erano mutue e rispondevano in ragione del fatto che tu fossi o non fossi lavoratrice o lavoratore, istituiva il servizio sanitario nazionale, quindi rendendo il diritto uguale lungo tutto il paese. Oggi quello che invece misuriamo è stata la vera e propria cancellazione di questo sistema. Ha detto Vittorio Agnoletto in una iniziativa che si è fatta da poco, si è passati dalle USL, unità socio, anzi erano due S, unità socio-sanitarie locali, appunto la rete di servizi sui territori, alle ASL. E diceva lui, non è una questione solo di vocali, perché la A al posto della U
ci parla di aziende sanitarie locali, aziende che vengono istituite in un periodo, ci ricorderemo, quando uno come Bettino Craxi fonda, diciamo, conia il termine azienda, la famosa azienda Italia, e quindi il sistema comincia ad uniformarsi su un'idea appunto dei profitti, dietro una falsa questione che era l'efficienza. Oggi noi misuriamo di quali disastri si siano venuti a creare e vediamo che il danno che viene prodotto è davvero enorme se oggi appunto siamo costretti a restare a casa. Allora noi diciamo è tutto da rifare. Io credo che sarà emanato, non so se è già accaduto in queste ore, non ho fatto in tempo a fare la verifica, il decreto a favore per esempio delle lavoratrici e dei lavoratori perché vengano bloccati i licenziamenti, perché lavoratrici e lavoratori stanno vivendo un momento davvero pesante, ma tutte le cittadine e tutti i cittadini. Io penso che sarà importante leggere tra le pieghe dei decreti, perché purtroppo temo che la lezione di un ritorno deciso all'intervento pubblico e alla ripresa in mano appunto di un servizio sanitario nazionale sia ancora di là da venire. Se, come sta accadendo per esempio a Milano con l'attivazione di una raccolta fondi a favore del San Raffaele, ospedale privato di pregio, non ho nulla da ridire, ma che non viene messo al servizio direttamente del pubblico, oppure a Roma dove si poteva con qualche investimento riattivare padiglioni del Forlanini, un ospedale importante, storico, che ha una tradizione alle spalle, che costituirebbe insieme al San Camillo e allo Spallanzani un vero e proprio polo per la salute. Invece di investire in quella direzione si investe su una clinica che stava andando peraltro all'asta come la Columbus, legata all'Istituto Gemelli, e insomma, diciamo così, mi pare che la via che si sta prendendo è ancora quella appunto di guardare al privato. Si badi bene, io lo dico non perché penso che il privato non debba fare la sua parte, io penso che come in Spagna il privato va costretto a fare la sua parte, parlo di un privato convenzionato che ha preso fior fior di quattrini dal sistema pubblico. Allora ecco, io penso che il decreto che sta per uscire va guardato bene e va letto appunto all'interno di come questo, l'attenzione nostra sia quella appunto di immaginarci un ritorno al passato, perché quel passato può rappresentare un futuro di sviluppo sul piano sociale e sul piano della salute, mentre tutto ciò che è stato fatto in questo periodo francamente non funziona. Non è sufficiente dire che a Milano la sanità, sì, c'è forse anche una buona sanità, ma sempre per dirla con Agnoletto ed altri che ho sentito in questo periodo, a Milano probabilmente per la cura stanno messi meglio perché hanno avuto anche più finanziamenti di altre parti del paese. Se hai bisogno di un chirurgo, trovi un ottimo chirurgo e un ospedale che ti assiste, ma la prevenzione è sparita appunto dal territorio. Ora io penso che facciamo bene ad aguzzare l'attenzione, perché oggi questa crisi attraversa tutto il paese, ma è esplosa soprattutto al nord. Noi dobbiamo proprio temere, si è visto ieri in alcuni servizi in televisione, che cosa potrà rappresentare questa crisi sociale e della salute nel nostro paese quando questa si affacciasse allo stesso modo nel nostro mezzogiorno, dove le strutture, diciamo, non sono pronte. Grazie. Ringrazio Rosa. L'ultimo, penultimo intervento, volevo chiedere a Maria Pia di darci un po' un quadro su quello che è successo nelle carceri con le rivolte dei detenuti e com'è la situazione ora e perché soprattutto è nata questa rivolta. Dunque, delle rivolte in carcere penso che sappiamo tutto quello che potevamo sapere, cioè molto poco.
Il Ministero della Giustizia in questo momento è particolarmente assente sul fronte delle notizie. È passata una settimana dalle proteste, non tutte rivolte, ma dalle proteste nelle carceri. Ci sono stati 13 detenuti morti, Modena, Bologna e Rieti, il maggior numero. A Modena il Ministro della Giustizia, quando è andato a rispondere, diciamo così, a raccontare in Parlamento che cosa era successo, non sapeva neanche quante persone fossero morte e non ha dato notizie di nessun genere. Non sappiamo ancora adesso con sicurezza niente, praticamente, delle persone che sono morte in carcere la settimana scorsa. Le uniche notizie provengono non dal Ministero, ma dal Garante regionale per i diritti dei detenuti, chiamato così brevemente, anche se il nome è molto più lungo, dell'Emilia Romagna, che dice che si tratta probabilmente di tutti i detenuti non italiani, tossicodipendenti e in carcere per violazione delle leggi sulla droga. In media nazionale le persone che sono in carcere per aver violato le leggi sulla droga sono circa il 30% e la maggior parte, oltre il 30%, la maggior parte di loro non è in carcere per aver partecipato a grandi organizzazioni criminali dedicate allo spaccio, ma per il reato di detenzione ai fini di spaccio che riguarda anche piccolissime quantità. Non ci sono, dicevo, notizie provenienti dal Ministero della Giustizia neanche su misure che pure vengono richieste ormai da moltissime parti. Più o meno ogni giorno c'è un appello di associazioni, operatori del diritto che chiedono misure urgenti per alleggerire e per diminuire il numero dei detenuti in carcere, che ricordiamo sono circa 61.000 e oltre 10.000 più di quelli che potrebbero stare in carcere, considerata la capienza dei penitenziari italiani. Si è sentito parlare, sì, dalle notizie di stampa, sembra che il ministero sia orientato a sollecitare l'invio alla detenzione domiciliare dei detenuti che hanno una pena, un residuo di pena da scontare non superiore ai 18 mesi. Quanti siano questi detenuti non è facile da sapere, perché il Ministero utilizza dati che fanno riferimento a pene o residui di pena che variano di anno in anno, quindi sappiamo quanti sono quelli con pene o residui di pena fino a 2 anni, oltre 8.000, ma non sappiamo quelli con pene o residui di pena non superiori all'anno e mezzo. Dalle notizie che sono circolate, il ministro avrebbe chiesto al commissario per l'emergenza coronavirus Arcuri di reperire i braccialetti elettronici. Ora, la legge che consente la detenzione domiciliare in alternativa all'esecuzione della pena in carcere non impone l'uso del braccialetto, è una misura discrezionale per il magistrato di sorveglianza o per il giudice dell'esecuzione. Quindi aspettare l'arrivo dei braccialetti elettronici, che non si sa dove Arcuri dovrebbe andare a prendere né con quali tempi, sembra come dire, un ingiustificato ritardo rispetto a quello che si potrebbe invece fare, cioè inviare immediatamente alla detenzione domiciliare le persone che sono nelle condizioni di esserci, che quindi già prima sarebbero dovuti andare, prima dell'emergenza coronavirus, sarebbero dovute essere inviate agli arresti, alla detenzione domiciliare e che invece sono in carcere. Appunto, dicevo prima, molti appelli di associazioni, di operatori del diritto, avvocati in generale, eccetera, che propongono diverse misure: l'amnistia, l'indulto, la sospensione delle esecuzioni penali,
la limitazione della custodia cautelare in carcere, la detenzione domiciliare, l'affidamento in pro, molte, molte misure che si potrebbero fare. Non sembra esserci niente del genere in questo momento alle viste. C'è una buona notizia, il garante regionale dei detenuti per il Lazio, Stefano Anastasia, ha comunicato che il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha disposto 15 giorni di permesso per tutti i detenuti in semilibertà, in modo da non sospendere le semilibertà, in modo da non farli rientrare in carcere la sera. 15 giorni sono pochi, probabilmente, vedremo che cosa succederà nei prossimi giorni. Il ministro ci ha fatto solo sapere in via ufficiale che 1.100 agenti di polizia penitenziaria entreranno in servizio nei prossimi giorni, sospendendo, diciamo accelerando i loro percorsi di formazione, e che secondo discrezioni del Consiglio dei Ministri ci sarebbero 10 milioni di euro quest'anno e 10 milioni di euro il prossimo anno per l'edilizia penitenziaria, che significherà probabilmente ripristino delle condizioni precedenti, forse costruzione di nuove carceri, ma niente più di questo. Grazie Maria Pia. E vorrei chiedere invece a Giancarlo Scotoni quali saranno i nostri prossimi passi, i nostri, intendo, di Transform Italia. È una responsabilità grande quella che mi stai dando. Io volevo dire che noi siamo molto impegnati a essere il più possibile presenti, a condividere le nostre riflessioni come queste che abbiamo ascoltato, molto interessanti oggi. E però perché questo sforzo abbia il massimo di successo, tralasciando i problemi relativi alla struttura che purtroppo sta diventando sempre più privata delle comunicazioni dei social, sarebbe un capitolo su cui parlare a lungo, no? Questo capitolo lo salto completamente, vengo al tentativo, no? All'appello che noi vorremmo fare a chi ci segue, ai nostri follower, ai nostri amici di Facebook, a tutti i cittadini interessati al fatto che Transform continui il suo impegno, che è un impegno importante, civile, politico e sociale, a seguirci in modo anche esplicito, per cui premere quei pulsantini sia del mi piace che del segui alle nostre pagine, e in particolare vorrei chiedere di iscriversi al nostro canale YouTube, perché il nostro canale YouTube ha pochi follower e YouTube, per garantirci alcuni strumenti che ci sarebbero necessari per andare avanti, chiede che i nostri iscritti siano almeno 1.000. È un obiettivo difficile da raggiungere, su cui vorrei proprio sollecitarvi. E se riesco vi faccio vedere il nome del nostro canale su YouTube. Non so se si legge bene. È Transform Italia senza punto. Lo potete cercare su YouTube, ci trovate. Troverete tra poco anche questa interessantissima conversazione. E con questo appello chiudo. Auguri a tutti e a tutte. Grazie anche a chi ci ha seguito fino adesso. E ricordo che comunque l'impegno di Transform è settimanalmente di postare nuovi articoli e nuove riflessioni sui temi all'ordine del giorno, e quindi l'appuntamento è per mercoledì pomeriggio, e come sempre ci trovate su transform-italia.it. Grazie e ciao. Ciao a tutti.